RST Spazio Aperto, benvenuti per una nuova puntata di questa settimana di RST Spazio 7, edito da RST Science, il pianeta oggi TV. RST Spazio 7 è la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Domenica 15 luglio, Franco Mandelli, morto, l'ematologo e presidente AIL, aveva 87 anni, una vita dedicata alle malattie del sangue. Il professore ha incentrato la sua attività clinica e di ricerca sulla cura delle leucemie e dei linfomi, dedicando le sue energie in particolare al linfoma di Hodgkin e alle leucemie acute. Era anche presidente di Gimena e ha pubblicato più di 700 studi scientifici. Lunedì 16 luglio, il procuratore di Torino al ministro Bonafede si pronunci sul fascicolo per vilipendio ai magistrati contro Salvini. Alfonso Spataro aveva aperto un'indagine sull'attuale capo del Viminale per vilipendio all'ordine giudiziario perché il 14 febbraio 2016, durante un comizio a Collegno, aveva definito una schifezza la magistratura. Negli scorsi anni Andrea Orlando non aveva risposto a tre sollecitazioni. L'ok del ministro è infatti indispensabile per procedere. Martedì 17 luglio, Lega, il PG di Genova chiede conferma, confisca di 49 milioni, nei conti c'era un caos totale, voluto e funzionale. Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha chiesto pene più basse perché il reato di truffa relativo al 2008 è prescritto. L'accusa ha invocato 1 anno e 10 mesi per l'ex segretario Bossi, 2 anni per gli ex revisori Saravio e Turci e 1 anno e 3 mesi per Aldovisi. Richiesta sospesa per l'ex tesoriere Bersito in attesa della scadenza dei termini intorno ai primi di settembre. Per la Lega di Salvini, appunto, deve presentare una querela, come richiede la nuova formulazione del reato di appropriazione indebito. In assenza di querela resterà solo il reato di truffa aggravata. Mercoledì 18 luglio, Malpensa taxista rifiutò la corsa a due invalidi perché il tragitto era troppo breve. Gli è stata sospesa la licenza. L'uomo è stata sanzionata dalla commissione disciplinare perché lo scorso agosto rifiutò la corsa, un'infrazione ritenuta tra le più gravi e punibile con la sospensione della licenza dai 30 ai 90 giorni, poiché il trasporto in taxi è considerato un servizio pubblico. Giovedì 19 luglio, migranti, la CEDI c'è la via per salvare l'umanità dall'imbarbarimento e la custodia delle vite più esposte, no a diffidenza e rabbia. I vescovi italiani intervengono sul tema dei migranti, gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo, scrivono richiamando la foto simbolo del salvataggio della giovane camerunense, di chi si vede sottratti in estremis all'abisso che ha inghiottito altre vite umane. Sono solo l'ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è dato di assuefarci. Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture. Venerdì 20 luglio. Di Maio dice ANAC ci dà ragione, la gara sull'Ilva qui, la gara è stata un pasticcio, colpa dello Stato, l'offerta di Acciaia Italia era migliore. L'ANAC ha rilevato che nelle procedure di gara il tema dei rilanci era scritto malissimo, era scritto che si poteva fare, ma non in che maniera, ed è inspiegabile che nessuno se ne sia accorto. Va detto appunto il ministro dello sviluppo economico durante l'informativa urgente alla Camera all'indomani della stroncatura dell'anticorruzione. Ne risponderanno politicamente, lo aggiunge rivelando di aver aperto un'indagine. Calenda ha detto cose gravi e false. Sabato 21 luglio, Germania attacca con un coltello su un bus a Lubecca, polizia dice sono 8 i feriti, l'uomo fermato dagli stessi passeggeri. Secondo le informazioni del quotidiano Lübecker Nachrichten, l'autore del gesto afferma di essere originario dell'Iran e di avere circa 30 anni. La procuratrice Ulla Hingst ha detto non è da escludere niente, insomma, anche la pista del terrorismo. È cittadino tedesco, non nato in Germania. Cari amici,
Termina qui RST Spazio, Spazio 7, scusatemi, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Science e Pianeta OGTV. Buon proseguimento con la programmazione.